Eccoci cari amici di Live Social, pronti a ripartire con la nostra consueta rubrica che, come recita anche il nostro hashtag, interviste e storie. Tutte le interviste e storie le potete ritrovare anche all'interno della nostra pagina Facebook, quindi postate, vedrete veramente una miriade di interviste. Io ringrazio anche il nostro protagonista che è qui seduto accanto a me. Io ringrazio per l'appunto il dottor Rocchi, medico appunto della medicina appunto del sonno. Grazie dottore per essere qui in nostra compagnia. È un onore essere qui, grazie dell'invito. Grazie a lei dottore per essere qui con noi. Ovviamente con lei parleremo dei disturbi del sonno, disturbi appunto che attanagliano la maggior parte delle persone, anche chi conduce anche una vita quotidiana, una vita matrimoniale per l'appunto, perché anche spesso chi per quanto riguarda appunto le mogli, i loro mariti russano come ossessi. Ovviamente diamo con lei appunto dei riferimenti, appunto delle tecniche per non russare più, questo a grandi linee. Ovviamente poi c'è bisogno anche di uno screening iniziale con il nostro dottore, quindi ci sarà appunto una visita, una cura da adottare, ma ovviamente andiamo con ordine. Io parlerei appunto con il nostro dottore di questa patologia. Ecco dottore, in cosa consiste la patologia appunto del sonno? Allora, la medicina del sonno è molto ampia, sì, perché si occupa sia delle problematiche neurologiche o anche banalmente dell'insonnia. Quindi ci sono molte patologie del sonno, tipo per esempio il sonnambulismo. Sì. Ma questa mattina vogliamo parlare di una parte della medicina del sonno, che sì, è quella inerente il russamento e le apnee. Ora, tanto per cominciare, una piccola correzione. Sì, sì. In effetti in massima parte sono i maschi che russano. In realtà poi c'è una percentuale abbastanza importante anche delle femmine. È vero. E soprattutto quando poi la femmina raggiunge la menopausa. A quel punto rapidamente le statistiche cominciano un pochettino a pareggiarsi, non completamente, ma è così. Però qui ci troviamo di fronte, sì, a due diverse situazioni. Un qualche cosa che è sociale, quindi un problema sociale, vale a dire il russamento, come ha già detto lei, crea un problema a chi condivide il letto, a volte anche l'appartamento, perché ci sono anche dei russatori che hanno delle frequenze sonore basse, sì, e che quindi superano i muri. Questa però è la parte sociale, quindi chi ha questa sfortuna di condividere letto o appartamento ha anch'esso un sonno molto disturbato, perché i decibel sono piuttosto elevati. Ma c'è un altro aspetto che invece è inerente alla salute, cioè sono le apnee. E qui ci troviamo in un qualche cosa di estremamente grave, perché le apnee ci predispongono all'infarto del cuore, sì, all'ictus e a una serie di patologie degenerative e anche tumorali. Quindi stiamo parlando di una patologia molto importante, e molto importante e molto frequente, tanto che il Ministero della Salute l'ha normata sia in termini di diagnosi che, sì, in termini di terapia. Ah, ecco, quindi già c'è una normativa in corso, e ovviamente che già è stata presa in considerazione anche dal Ministero della Salute, ovviamente. Dottore, quali sono i sintomi e i rischi che possono avere queste apnee e chi è appunto il russatore di turno? Allora, i sintomi, chiaramente, a parte il russamento, ecco, il russamento noi dobbiamo vederlo un po' come la spia dell'olio, sì, della macchina. Quindi è un problema questa spia, ma in realtà il problema più importante non è la lucetta rossa, che forse ci può dare fastidio, ma è il fatto che manca l'olio. Ecco, è uguale, quindi nel caso del russamento il rumore darà fastidio al partner o alla partner, però questo è sicuramente il sintomo più importante, perché non è il russicchiare. Più o meno, diciamo, russicchiano tutti nel corso della notte, nelle fasi di sonno, certo, diciamo, più profonde. Il punto è il grande russatore, perché allora il grande russatore effettivamente ha molte probabilità di avere già delle apnee, e se non ce le ha subito arriveranno, perché quello che abbiamo visto è che
in poco tempo il russatore piano piano avrà delle apnee sempre più importanti. Altro discorso che ci deve mettere in allarme, sì, è se il soggetto comincia ad avere delle problematiche cardiache, se quindi soprattutto delle aritmie cardiache, se il sonno non è in qualche maniera ottimale, per cui la mattina non si sveglia riposato ma si sveglia invece stanco, se tutto sommato ha un aumento di peso abbastanza inspiegabile con quello che introduce con il regime alimentare, se comincia ad avere anche delle disfunzioni erettili, perché anche questa è una delle patologie annesse. Quindi sono molti i sintomi che in qualche maniera ci richiamano l'attenzione proprio su questa patologia. Certo, e lì poi è il caso, appunto, dottore, di rivolgersi appunto ad uno specialista del settore, quindi un professionista che poi fa sì che c'è una diagnosi, quindi ecco le diagnosi che si possono poi fare per appunto un soggetto, quali sono? Certo, allora come ha detto lei, questa è una patologia estremamente complessa e quindi un po' anche come in tutti i campi della medicina non è possibile improvvisarsi. Certo. Quindi ovviamente ci sono dei centri sia pubblici che privati che si occupano proprio della medicina del sonno, quindi vari istituti eccetera. Ora, nel caso specifico, proprio il Ministero della Salute ha identificato nella polisonnografia, che è un esame che viene attuato durante il sonno, quindi diciamo durante la notte, comunque per avere un numero sufficiente di ore di sonno, sì, è una specie di Holter, solo che mentre l'Holter valuta solo il battito cardiaco o la pressione, nel caso specifico invece noi abbiamo moltissimi parametri, quindi sappiamo, oltre l'usamento, ma lì basterebbe il partner o la partner di letto, non è quello il punto, ma ci dice anche se ci sono apnee, quante apnee ci sono, quanto durano, che succede all'ossigeno, tra parentesi in che posizione abbiamo l'apnea, ce l'abbiamo, certo, solo quando siamo pancia all'aria, quindi supini, dove c'è anche la forza di gravità che tende a portare la lingua indietro e poi quindi a ridurre il supino, dottore, è la posizione quella dove c'è il maggiore russamento, giusto? Certamente, perché con il sonno c'è una diminuzione del tono della muscolatura, quindi la lingua è un muscolo, tende a scivolare verso la gola. Ah, ecco. E quindi se ci mettiamo pancia all'aria ancora di più la lingua scivola verso la gola per la forza di gravità. Certo. E quindi sicuramente la migliore è quella di lato, perché anche la prona non è male, cioè pancia in sotto, perché lì abbiamo una rotazione, la testa sta di lato e quindi c'è una rotazione dell'albero respiratorio. Certo. Per cui diciamo che abbiamo tutti questi parametri con la polisonografia, ci dice anche che cosa succede al cuore. E abbiamo una fotografia precisa quindi di quello che accade, sì, e in base a questo decidiamo anche se proseguire con un qualche cosa di più completo, perché la polisonografia è un esame che è, diciamo, fondamentalmente diviso in due branche: la polisonografia cardiorespiratoria, sì, che è quella consigliata dal Ministero della Salute, perché tutto sommato per la maggior parte delle persone è più che sufficiente questo esame, che è più semplice rispetto alla polisonnografia completa con elettroencefalogramma, che ovviamente è un pochettino più complessa e un po' più costosa, eccetera. Certo. Per cui si fa ovviamente la prima visita, perché quella è fondamentale, come per tutte le patologie della medicina. Certo. Si prescrive la polisonografia cardiorespiratoria. In relazione alla prima visita e alla polisonografia si identificherà poi il percorso terapeutico che dovrà fare il paziente. Nel caso la polisonografia evidenziasse qualche cosa la polisonografia cardiorespiratoria evidenziasse qualcosa che ci fa pensare a un qualcosa di neurologico, sì, allora si chiederà di
attuare una polisonografia con elettroencefalogramma, e quindi i neurologi poi valuteranno l'eventuale presenza di patologie neurologiche. Certo. Ecco, in ultima battuta, caro dottore, le terapie da adottare quali sono? Le terapie sono 5. Sempre il Ministero della Salute le ha identificate. Allora, la più diciamo importante, sì, è che è indicata per patologie effettivamente, per una situazione patologica piuttosto importante, vale a dire paziente che ha un numero di apnee importante, che durano a lungo, certo, l'ossigeno si abbassa di molto, inoltre c'è anche una obesità, perché anche questo, il paziente obeso ha anche più facilità, certo, ad ovviamente avere, ed è anche più difficile da trattare. In questo caso c'è una terapia ventilatoria, cioè in pratica c'è un ventilatore che insuffla l'aria tramite una mascherina. Ah. E questa è la terapia ventilatoria. Poi abbiamo le terapie chirurgiche, sì, sia quella dei tessuti molli, quindi in ambito otorinolaringoiatrico, sia quelle dei tessuti duri, cioè la chirurgia maxillofacciale, ovviamente indicazioni ben precise per l'una e per l'altra. Certo. La terapia odontoiatrica, cioè l'utilizzo di una specie di bite, e diciamo quelle che sono le pubblicazioni scientifiche più accreditate ci dicono che la maggior parte dei pazienti beneficia di questa terapia, che è un bite che da indossare mentre noi dormiamo e che avanza la mandibola e quindi porta in avanti la lingua. Poi abbiamo il controllo del peso, sì, quello abbiamo detto che è fondamentale, e poi la terapia posizionale, c'è cioè una specie di collarino che noi indossiamo durante la notte e quando non siamo di lato, che è la posizione che dovremmo assumere, vibra e quindi ci ricorda di stare di lato. Queste sono le 5 terapie che ovviamente possono essere utilizzate da sole oppure in associazione a secondo di quella che è la situazione, certo, del paziente. Dottore, io la ringrazio, è stato veramente utilissimo qui all'interno della nostra rubrica, quindi abbiamo fatto più che altro anche chiarezza su questa cosa, e quindi un argomento molto importante che, come abbiamo detto anche in apertura, attanaglia molti di noi, sia uomini che donne. Io quindi, chi vuole appunto avvalersi delle competenze del nostro dottore, quindi andare a fare un esame, un check-up e uno screening iniziale appunto con il dottor Rocchi, può farlo ai contatti che vi sto per citare: 339 280 77 59, a via Sebino 29 a Roma, ovviamente pagina Facebook e le social appunto che troviamo sempre a portata di smartphone, quindi basta andare a digitare Istituto Italiano di Roncologia e il sito web www.roncologia.it e l'indirizzo mail segreteria@russareinfo.it. Io per l'appunto ringrazio il dottor Rocchi per essere stato in nostra compagnia e veramente lo ringrazio per averci dato anche delucidazioni su questo argomento. Grazie veramente, dottore. Grazie a lei, arrivederci.